Vediamo con Asus, con lo Zenfone 3, telefono che è conosciuto anche come Best Buy in questo caso, costa un pochettino, però comunque caratteristiche di primo ordine: schermo da 5 pollici e mezzo full HD, processore di ultima generazione e ottima potenza di calcolo, multitasking che funziona ottimamente, la personalizzazione di Asus che non porta via molte risorse al sistema Android ovviamente installato, con presente Marshmallow come versione, 7,7 mm di spessore, fotocamera posteriore da 16 megapixel e costruzione effettivamente molto solida, come possiamo vedere, con la parte dietro non si nota tantissimo in vetro resistente, fotocamera doppio flash LED e sensore anche per l'utilizzo e la gestione della messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Il pulsante posteriore non è da premere, tuttavia può riconosce il passaggio, quindi può attivare funzionalità aggiuntive. Come detto, prezzo al pubblico di 499 euro al lancio, già è stato lanciato da un po', riproposto in questa cornice. Ho avuto l'opportunità di farvelo vedere, come sempre vi rimando alla descrizione per avere maggiori informazioni su questo prodotto.